Salve a tutti, sono Notti di Pura Fibra Italiana. In questo video vedremo se conviene o no shoppare il nuovo pack Punto di Rottura. Ma prima, come tutti sapete, via il cappello e continuate voi la frase nei commenti. Ma soprattutto sostenetemi nello shop col codice supporto al creatore OctiPFI. Detto ciò, buona visione. È una skin come tante, ma costa 10 euro e ti permette di ottenere 1000 V-Bucks. Quindi in pratica è una skin gratis, cioè tu paghi 10 euro, hai 1000 V-Bucks più una skin più uno zainetto. Conviene al 100%. Ho assemblato l'armamentario definitivo, la skin, il suo zainetto, il piccone che più ci centrava, sia quello elettro, olografico, scia di plasma e scanline. Penso che non ci sia una composizione migliore di questa. E con ciò io direi di andare subito in partita e sperare di fare un sacco di kills. So che vi piacciono le scommesse un sacco, quindi scommettiamo. Secondo voi vincerò? Farò tante kill? Scommettete scrivendo in un commento con quante kill farò e se vincerò oppure no. Avete fiducia in me? Vediamolo nei commenti. E andiamo subito in partita. Adesso io voglio fare una domanda: ma chi di voi si butta nella zona congelata? Io penso che nessuno, a parte per condotti confusi, magari la Yandertown, si butta nella zona gelata. Fa schifo ormai, è noiosa. Ma sapete perché è noiosa? Perché non c'è nulla di importante qua. Borgallegro fa schifo un po' come città. Rampe è inutile da quando hanno tolto gli aerei. Questo posto è completamente inutile, quindi nessuno. Cioè, se voi andate qua e state completamente fermi, io dubito fortemente che troverete qualcuno, se non qualcuno tipo Xuder che gira con la palla e cerca di fare materiale, delutando le casette qua. Cioè, voglio dire, ridatemi boschetto bisunto di amine. Hashtag ridatemi boschetto bisunto. Che diamine? Palmetto tutta la vita. Che poi ormai palmetto è tipo pinnacoli vecchia, nel senso che più gente si butta a palmetto di quanto la gente si butti a pinnacoli. La nuova pinnacoli fa troppo schifo. Troppi grattacieli, troppe robe strane. No, 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 no. Non è roba da noi. Allora, tu non prendere. Sì, tu prendi questo pompa, io ho capito. Beh, vabbè, dai. Pompa del nonno, niente male. Bene, 200 di danno in bocca. Buonissimo. Altri? Molto bene, molto bene. Ma cosa bevi? Ma come fai a... Certe skin non capisco come facciano bere, che hanno tutti i caschi o le robe. Ho bisogno di materiali, di amine però. Ma chi è il re della piazza qua? Ma chi è il re della piazza, diamine? Ma per caso sono io? Ah, mi sa proprio di sì. Mi sa che sono proprio io. Ho un buon inventario, in realtà. Cioè, ho di tutto. Se avessi più scildini, più cure, insomma, in generale, sarebbe sicuramente meglio. Questo era proprio ciò che ci voleva. Questo era ciò che ci voleva. Ora ci servono solo il deltaplano e il mio inventario completamente completo al 100%. Mi scusi, amico, ma io non apprezzo questi comportamenti, sappialo. Io non apprezzo questi comportamenti. Lui ha provato a fare il silenzioso ma letale, ma non gli è riuscito. Certe cose non riescono con me. Sinceramente preferisco delle bende rispetto a sta Thompson. Cioè, il cecchino non è male, quello sicuramente, però comunque... È appena iniziata e cioè, siamo alla prima save e siamo solo in 23 giocatori. Sarà una bella partita lunga. Dove pensi di andare? Dove pensa di andare? Pensi di scappartene ora? Maledetto. Quando le cose si fanno duro scappi, eh? Beh, io ti rinseguo. Io ti inseguo. Maledetto. Bene. E ora ti sparo in bocca. Bene, è stato un piacere. È stato un piacere fightare con te. Sono contento di tutto il materiale che tu mi hai fornito. Visto che sei molto gentile, hai deciso di fornirmi un sacco di materiale. Più quella roba lì sarebbe utile da prendere.
Il fanteria è fortissimo, raga. Il fanteria è fortissimo. Fa tanto di quel danno che metà basta. Bene. Benissimo. E beh, finché c'è un medkit gratis, perché non tirarselo? Anche solo per 2 di vita, mi chiedo io. Ora ricaricare tutte le nostre armi. Fanteria dorato, molto bene. Sinceramente penso che questo sia molto meglio. Queste tre siano molto meglio in endgame di queste. Il mio obiettivo sarebbe arrivare lì sopra. Quindi ora torniamo per di là. Dov'è la spiaggia? È per di là. Fighteremo dopo. Ora non è il momento di fightare. C'è un momento per fightare. C'è un momento per mantenere la vita e andare nei ground. Ok, penso che lì qualcuno abbia già occupato la piazza. Infatti vedo quella costruzione lì che non promette nulla di buono. Vediamo se da qua posso intravedere qualche piccolo giocatore. Ok, queste sono molto utili. Raga, in endgame ci stanno molto queste, perché comunque le puoi usare per andare in safe senza prenderti troppi danni. Ci possono stare, anche perché la gente è tutta concentrata a muoversi e robe. Ho sinceramente molta paura di dove possono essere i miei nemici. Non ho neanche un falò, il che non è bene. Il problema è che, essendo che non vedo molti nemici, io ho paura che loro abbiano il nuovo cecchino. Ma ok, ok, va bene, la safe ci sta. La safe è sulla piattaforma, posso sopportarlo. Anzi, posso anche camperarmela sulla piattaforma più in là. Quindi perché rischiare? Ok, si stanno fightando tra di loro in quella direzione. Molto bene, mi fa strapiacere. Continuate, bro. Cerchiamo di osservare i nostri dintorni. Questo non si sa mai, è un'azione preventiva. Ma come cavolo hanno fatto? Boia. Hai rotto però, eh. Hai rotto però, eh. Uno lì. Uno lì. Uno lì. Tre. Tre. Io quattro. Cinque quello. Cavolo, qua mi sono perso dei danni. Potevo benissimo farglieli. Ma mancano due giocatori all'appello. Mancano proprio due giocatori all'appello. Ora si spengono i vortici, vero? Ok, molto bene. Ora nessuno può salire. Tu che mi facevi tanto danno con l'RPG, adesso non ridi più, eh? È sotto di me! Un player è sotto di me! No. Può essere. Può essere, può essere, sì. Tra l'altro comunque qua sarei in safe. Beh, finché sono in safe, cosa sta facendo questo? Eccolo lì uno che prima mancava l'appello. Ciao bro, non ti avevo visto fino ad adesso, ma adesso ti ho visto. Mi ha sparato da due lati. Un altro lì, un altro lì. 37 di danno. Strabello camperarsela qui. Strabello. Bravo, bravo, curati, curati che ti fa bene. Cavolo, però ora la safe è palesemente a suo favore. Siamo in 5. Di cui io qui, uno lì. Ok. Finché vi sparate tra di voi. Ciao Rafal.
Io penso proprio che la tua famiglia sia una tanica di sapone che si muove. Oh, almeno ci godo, bravissimo, bravo. Con 4 di vita, ma bravo, bravo.